E ciao ragazzi e benvenuti su un altro episodio di Erastos. Oggi vi faccio vedere gli update alla home. Abbiamo piano intermedio Golem Room funzionante più o meno. Qualcuno esce ma funzionano. E non vi dico quanti golem ancora, è uno spoiler. Home 2 Chest Room da dividere tra i membri della fazione. E poi home up. E qui abbiamo Blades Room. E qui c'è tipo un misto che adesso lo vedete nel video. Comunque niente, buona visione ragazzi, godetevi l'episodio di oggi sul Factions. Dopo faremo anche un Supplicrates. E niente, buona visione. Ragazzi, sono su Erastos, sono al Warp Mine e mi sto facendo un piccone. Credo che sia una delle cose fondamentali per progredire velocemente nel gioco quando si inizia. E ho deciso di farmi un piccone. Per fare un piccone mi servono 30 livelli. Essendo che qua è già pieno di quarzo, si prende una marea di livelli da qua. Adesso però sono caduto. Warp mine. Ok, torniamo su. E niente, sto minando il quarzo perché è quello che dà più esperienza qua. Prima mi hanno prestato un piccone, ma vorrei averne uno mio che uso per fare le mie cose, per l'appunto. E quindi, boh, lo faccio da qua. E cerco con livello 30 poi di fare un qualcosa. Dovrebbe esserci un posto per enchantare al 30. Adesso me lo faccio dire. E comunque devo arrivare a livello 30 e fare sto piccone. Provare un enchant, vedere cosa mi dà. E perché io su Faction ci serve sempre un piccone per qualunque cosa. E vorrei avere il mio piccone. So che me lo potrebbero givare in tanti. Me ne vendevano anche tanti. Tipo a 300k mi vendevano una efficienza 14, qualcosa del genere. Ho detto, ma a me serve solo per scendere nelle basi, non ci spendo un KK o 300k per un piccone del genere. Piuttosto me lo faccio io. E anche perché, boh, non lo so, sti prezzi sono troppo alti certe volte. Quindi, ok, abbiamo il livello 30. Adesso mi faccio spiegare come incantare. Ok, Super Tia mi ha appena detto Warp Enchant, normale. E devo andare prima al Warp Free. Perché prendiamo un piccone nuovo. Ok. Andiamo al Warp Enchant. E proviamo con questo. A vedere cosa ci dà. Efficiency 3, Unbreaking 3. Diciamo che non è niente male. E cos'è questo buy qua? Boh, 1500. XP Bottles. Ma dai. Boh, non so se è un glitch, ma abbiamo ottenuto un po' di cose. Facciamo di fare home. Quasi quasi mi faccio una anvil. Se c'è abbastanza ferro adesso. Dash. Sell. Boom boom. Mi faccio una anvil. 365. Qua ci sarà abbastanza ferro? No, ovviamente. 12. Serve tipo 30 e qualcosa. Boh, arriverà. Perché relativamente poi mi converrà. Qui abbiamo la anvil. Che è disabilitata, wow. A saperlo prima. La anvil è disabilitata. Ho appena speso un bordello per niente. Questo ha già un Fortune 2. Potrei mettere a questo l'Efficiency 5, ma io andrei sul Fortune 3 e terrei questo qua che ha Efficiency 3. Ok. Ecco lo spawnato. Perché nel castello da nel bello? Mystery mob spawner. Ecco. Che hai trovato? Mystery mob spawner. Vedi un po' che mob spawner è. Va bene. Enderman. Qui abbiamo il piccone Efficiency 3, Unbreaking 3. E ci mettiamo il Fortune 3. Sì, dai. Ok. Adesso io sono sceso di nuovo a 136k, ma qua farò teoricamente un bordello di soldi. Sì, tipo il mine. Tutto grazie al piccone OP. Bisognerebbe vedere quando la miniera resetta. Però a parte le cose base, tipo dovrei anche pigliare un sacco di soldi con sti lapis. Chiamo sell.
Cioè, ho fatto 6, 5, 6 in veramente nessun tempo. Veramente, veramente facile. L'unica cosa è che sta miniera sta per essere completamente distrutta. Cioè, l'ho completamente svuotata. Uccide i magma. Si uccide anche gli zombie. Sì, uccide anche gli zombie, te lo dico io. Oddio, dateci un iron golem. No. Però bastano tre blocchi di ferro e una zucca, datecelo. Cioè, l'iron golem piuttosto che usarli per farmare le altre cose, conviene usarli qua, eh. Eh sì. Quasi quasi sì. Però gli attacchi rimangono tre. No, raga, ce lo mettiamo anche nello spawner di zombie e di creeper. Vedi, due iron golem adesso, questi due qui, non, cioè, non penso che muoiano. Ah, oh, sì, dai, ovvio, no, ovvio, ovvio. L'ultimo due. Oh, dove siete? A meno per che spawnano. Ma dove siete? Ed Astos? Yes. Sì. Arrivo. Sto cercando di capire com'è che funziona, nel senso. Cioè, è molto complicato. In realtà non lo so, però vabbè. Veramente è molto easy. Il golem uccide gli altri, fine. Ma se lo lasci lì, poi despawnano ogni tot col clear lag, tipo. Danno. Sì, però se stai qua vicino, i golem continuano a spawnare come spawnano gli altri. Ah, ok, allora mettiamo solo più degli altri mob ed è fatto. Oh, mi invitate in fazione? Sì, entra con Dan. Ok. No, ci ha griffato. Vi ha griffato. Ah, vabbè, io vi ho griffato una volta. In realtà no, però è diversa la cosa, complicata. No, è sbagliato, dai. No, no, no. Anche no, lo fa bene. Vabbè, c'avevo no. Solamente la recon, niente di che. Ah, sì, no. No, hai sbagliato. Tia, forse è meglio alzarlo un po' a sto bordo. Hai sbagliato. Devo fare cosa? Nicole, lancia gli slime. Gli slime stava per uscire. Sto sbagliando. Cosa stai facendo? Forse cosa avrebbe senso. Facendo? Che poi così si può anche fermare Expo volendo. Prima, sei FMA. Potentissimo. Ci mettiamo dentro i gas. Però vedi, contento spawnano fuori qua i silver. Secondo me finisce male. Tipo i gas ci rompono tutto. I ghast non posso rompere. Cos'è che non posso rompere le slab, i ghast? Ma ci rompono gli spawner. Oddio, guarda la cassa. Perché stanno spawnando fuori qui? No, ok, bisogna per forza mettere le... O bisogna allargare la farm, oppure bisogna... Vai, mettici il ghast, sono curioso di vedere cosa succede. Guarda la cassa prima. L'ho vista, sarà piena. Tanta roba, eh. Prendo le slab e le metto in caso, così scrivo su TS. Sì. La shop. Conferma. Dai. $3 una carne, una rotten flesh e la 13 gunpowder. Vai. Via, yeah, è chiuso. Però il gas non spawna, mi sa. Però non è che il gas rompe gli hopper. però comunque fa soltanto scena, quindi in caso vabbè. Secondo me spawna fuori. Sembra una torre creata da Marcus Cron. Vabbè. Quale? Non lo so. Ok, guarda, Warp Supply Crates, il PvP attivo, dovete fare PvP blu se vuoi venire. Come attivo? Sì. PvP attivo. Io non so dove siate, quindi cerco di... Ma noi siamo alle con la vostra fazione? Eh? Ok, vai. Siamo alle con la vostra fazione? Voi siete? Sì. Tutto numeroso siamo noi, quindi non... Sono io con voi. Ok, sì, vabbè, siete alle a posto. Dan accetta. Io vado su TS adesso. Blu, se vuoi venire, tippati pure da me. Dove sono? Andiamo. Sono qua in basso io, dov'è che è? Devi girare un po' in giro, le trovi. Trovo le casse. Non sono casse. È tipo... Ecco, trovo una leggendaria. 3, 2, 1, guardate in chat. Ma cos'è che troviamo? Ma dov'è che erano, Flore? Dov'è che erano? Sono chest? Però la parte dove ci sono, dove c'è la netherrack. Ragazzi, un assegno. Dobbiamo cercare il... Sto arrivando io adesso. LOL. C'è una leggendaria, mi sa. Cosa, ragazzi, Gigi ha trovato una leggendaria. Tia, nel coso di diamante mi è uscito le pick drill. Che culo! Ma quello che cerca di te. Dobbiamo cercare. Ho trovato un supply crate. Per me, io sono a posto. Te lo potete aprire. Ho trovato una chest? Un beacon. Un basic. Anch'io, rare crate. È un po' schifoso perché ovviamente è quello base. Ma solo io non trovo nulla. Ho trovato qualcosa.
aspettate, Smeralda. Un'altra legendary. Un'altra legendary. Un'altra legendary. No, Dan, non rubarmi la leggenda. Io ho trovato un blocco di... Raga, c'è uno, venite dove c'è il nether, ci sta uno. Mi ha rubato la leggendary. Io sono nel nether, su dove c'è l'acqua. Andiamolo, dai, andiamo. Anche sono nel nether, vicino alla mano io. Noi stiamo vicino alla cosa viola. Raga, io non sto a sinistra, raga. Raga, mi serve una canna da pesca qua. Ok, non ce la faccio a attarlo questo, raga. Io ho leggermente aperto. Da quale sto andando mare. Verso c'è il mare, cioè dove c'è il mare devo aiutami Samu, aiutami, lo caliamo usa lo zucchero Lion, ma il mare comunque il mare quando al nether ho filato, ma è spazio, uccidiamolo, vi vedo, uccidiamolo. No, raga, mi cala troppo, chi è lo dentro? Ma io. Ok. Ma poi sto seguendo lui che mi ha rubato una roba leggendaria, quindi. Come c'è solo vento? Come l'hai lisciato? Ma che spada c'hai? Io l'ho lisciato. C'è uno lì, Raffaele. Andiamo, sì, ho la spada Ares. Giralo verso di me. Non ce la faccio, mi serviva una canna da pesca qua. Sì, e poi c'è tipo una calato. Mi ha rubato una roba. C'era più un segno. L'altro. Sì. Eccolo qui, ce n'è un altro. Sì, lo vedo. Qualcuno verso l'ingresso del castello del Nether. Non possiamo calare. C'era uno. Tu ne hai uno, io no. Ah no, ok. Ok, dai, GG, è uno. Arrivo anch'io. Quanto sta con le acque questo? Dattene. Dan, torna indietro. Dan, ti mando chi piace, accetta. Non posso, sto in CT. C'è il Lion, c'è X-Lion qua. Qua, blu, qua sopra. Eccoli. Io adesso penso che siano finite le crate. Il 102 crate. No, Nico, ti vogliono portare da tutto il team. No. Ma cosa sono le crate? Un blocco di ferro? Cos'è? Blocco di ferro, blocco di oro, blocco di diamante, blocco di smeraldo. Blocchi di ferro, smeraldo, diamante e oro. Dipende dalla rarità. Venite verso il centro, c'è tutta la mia faccia che fa più. Il centro del Nether. Sì, sotto warp supply crates. No, fai slash warp supply crates e vieni lì sotto. Ci sta un botto di gente della mia faccia. Ok, ci sono. Raga, perché io ho perso un cuore? Noi stiamo picchiando fra. Standard. Vai, ho perso l'elmo, dai che vediamo. Blu, tu picchia tutti. Arrivo blu, ti aiuto. Wow, calato. Grande blu. C'è un altro, c'è Vixel. Arrivo. Vedo fulmini, vedo tanti fulmini. Dove sto io? Raga, io invece sto andando verso il Nether. Raga, aiuto, sto morendo. Raga. Calato, yeah. Raga, non sto trovando nulla. No, verso l'acqua. In acqua no. Dai, tutto in acqua. Grande tu che c'hai l'arco. Tu che c'hai l'arco sei un grande. Quello che c'ha l'arco di è il nostro enemy. Quello che c'ha l'arco è tutti e due. Raffaele, giratevi. Due da uccidere. Giratevi! Scappa! Ah, ma c'è uno, ok, va bene. Ormai è impossibile. Vi vengo a dare una mano. Chi è che non è in CT? Io. A meno che non vengo, infatti, è uno scappato. Io vado dritto. No, aspetta. C'è Spandi che sta facendo PvP e da solo forse. Ho preso la spada. Raga, era una customare sword. Io vado verso il deserto. Raga, ho preso la spada. C'è un deserto. Raga, ho preso la spada. Ascoltatemi. Non puoi aver perso la spada, l'hai droppata. L'hai presa. GG, mettila nel PvP. Cosa? Lì in basso sotto il supply crates. Raga, io non arrivo. Ci sono. Starto la supply crates. Tutti aiutare blu, tutti buttati. Ok. Stato posato la customare sword. Dov'è? Dove sei? Sono insieme a Nico che facciamo PvP. Dove? E c'è il buon. Verso quale lato? Noi siamo sul spot. Nether. Con Lorenzo. Allora sono Lorenzo. Verso il Nether. No, pianura sulla destra. Ma siamo 4v1, quindi.
Volete che faccio scattare il nuovo supply crate? È sceso uno, è sceso. Zero pari. Assegno da 5.000. GG. Vai, io anche io. Gemma comunque. A me mi ha detto 93.000. No! Mi fa un sacco di pesi. Dov'è? Ma ci sono sempre allo stesso posto. Io avevo trovato uno di Emerald, ma l'ho perso, l'hanno preso. No, quello là è mio, blu, quello là, l'altro oro è mio. Vabbè. Ho trovato. Oh, quello è tutto fatto, no! È mio. Ma perché non gheppola? Mob Farmer, Mob Farmer! Raro. Mob Farmer! Ne sto pigliando un bordello. Ma mi sta rubando tutto. Ciao Blu, vi ho trovati. Che devi installare? 4 net player oppure game ed player? Da dove lo installo? Vabbè, si può mettere il push to talk. Non il push to talk. Che io devo dare i permessi a chi può parlare. Raga, io non ho le cuffie, quindi non posso venire. Quindi qualcuno che mi fa compagnia qui? Io mi sto installando TS. Ho tre lastoscale. Tre lastoscale. Ma si può stare on sia su TS che su Discord? Tre lastoscale, non gli metto tre lastoscale, GG. Sì. Dai. A tutti? Vediamo che... A me me l'hanno data. Beh, se non te l'hanno data hai avuto spiega. No, a me me l'hanno data. Guarda, io ho trovato il figlio. Vado ad aprirle, raga. Ok, tre rastoscrecchi. Facciamo what to give. L'ultima è per chiudere l'episodio. Cerchiamo di non metterci in mezzo. Cerchiamo di non usarle tutte assieme. Le strength mi serve. Magari non così tante, ecco. Ok, vediamo cosa mi dà. Bling dalla grazie. No, l'armatura leggendaria. Pro 15. Fighissimo. Quasi quasi cestiamo un po' di pozioni. Così ne vincessi un'altra. C'è spazio nell'inventario. Vorrà un sacco, pro 15. Meno male, ho appena perso la customare. Quella è ancora più potente. TNT ragazzi, TNT davvero potente. E l'ultima, vediamo cosa mi darà l'ultima. Spero in qualche creep rag io sinceramente. Niente più TNT. Chiudo ragazzi l'episodio di oggi di Rust. Spero vi sia piaciuto. Ragazzi, au revoir.